Fichi d'India? Istruzioni per l'uso. E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Sì, sì, scusate la faccia un po' da figurinia mussuta, ma oggi non mi sono truccata. Neanche io mi sono truccata. Ma cos'è una figurinia mussuta? Una figurinia mussuta, non lo so, spiegalo tu ai nostri amici. Ragazzi, una figurinia mussuta in dialetto è uno degli insulti più veraci del nostro dialetto. Da lì a chi da fare una figurinia mussuta sono quelle donne un po' brutte con la faccia, sul vocabolario c'è scritto, con la faccia somigliante al grugno di un maiale, al muso del maiale. Ma che figurinia sono i fichi d'India? Quelli normali. Poi ci sono i bastardoni, che sono quelli grossi, il vocabolario siciliano italiano. Mussuta viene da mussuta. Io ho sempre immaginato le figurine mussute un po' come quelle donne con una chiostra di denti sporgente e i baffi, insomma una cosa un po' così. Ma è una cosa scena. Ma non è vero, ma perché? Ogni donna ha la sua bellezza che non risiede nell'estetica, caro mio, perché i fico d'India, pur essendo così ispidi e pungenti all'interno, hanno un cuore dolce, un piccolo dolcetto da fine pasto che oggi vi insegniamo ad aprire. Andiamo di là e vediamo come si fa. Allora, siamo pronti per imparare? Ho già messo i miei fichi d'India, questi proprio sono selvatici e bio, infatti non sono bellissimi ma spero siano buonissimi, all'interno del lavello della cucina. Ora devo fare questa cosa, aprire l'acqua prima di prenderne uno. Farò prima quello su cui ho puntato il getto. Inserisco i rebbi della forchetta, guardate, tra i punzoni delle spine. Non so se si chiamino punzoni, ma è venuta fuori così. Quindi sciacquo bene il fico d'India per fare staccare le spine più superficiali. Chiudo l'acqua per non sprecare. Porto in un piatto in cui non mangeremo il fico d'India. Il fico d'India poi lo poggeremo su un altro piatto pulito qua accanto, quindi qui sbucceremo. Non lo faccio direttamente sul tagliere, che essendo in legno potrebbe recuperare qualche spina e trattenerla, sempre su piatti di ceramica. Belle istruzioni. Allora, istruzioni: si tagliano prima le due estremità, la testa e il sedere, in pratica noi lo chiamiamo così. E allora, facendo attenzione che il coltello non vada sempre lì dove ci sono le spine, almeno nella parte iniziale, perché è quella che per gravità porterebbe le spine verso il centro. Nella parte finale questo non ci interessa. Da una parte, e poi tagliato una volta andiamo sotto il lavello e risciacquiamo il coltello e facciamo anche l'altra parte. Spostiamo, andiamo sotto il lavello e sciacquiamo il coltello. Quindi incidiamo orizzontalmente, non andando sulle spine, e piano piano si è spaccato, vabbè, perché è maturo. Piano piano può succedere, con i fichi d'India maturi può succedere. E piano piano allarghiamo il fico d'India. Purtroppo quando sono maturi può capitare che spacchino. Arrivati a questo punto, manina pulita e aiutiamo, sì, è molto morbido, aiutiamo il nostro fico d'India a venire fuori dal suo guscio, dalla sua buccia, e posizioniamolo sul nostro piatto, così, in piedi. Adesso buttiamo gli scarti nel lavello, che poi laveremo in un secondo momento. Apriamo l'acqua e facciamo e sciacquiamo bene il piatto su cui abbiamo sbucciato il primo fico d'India. Dai, prendi quello rosso. Prendiamo gli altri due e prendiamo chi? Lui? Sì, sì. Prendiamo quello rosso. Di solito quali sono i più dolci? Quelli rossi? Quelli rossi bianchi? Sono croccanti e dolci. Quelli bianchi sono croccanti, dolci ma un po' più insipidi, oppure dolcissimissimissimi. E poi ci sono quelli gialli più comuni, che sono buoni. Questi non sono i migliori. I migliori da noi si chiamano bastardoni, sono più tardivi rispetto a questi e molto più grossi. Quindi il fico d'India non va mangiato con le spine, è questo quello che ci vuoi dire, giusto? Fondamentalmente sì. Brava. E non va neanche mangiato nel piatto in cui lo si sbuccia. È un po' come sbucciare la banana, no? È un po' come sbucciare la banana con forchetta e coltello. Con forchetta e coltello. Arrivate in sino, prendiamolo, voilà, e lo poggiamo. Bravissima. Qua. Bene, quindi. No, facciamone un altro, facciamone per un sicurezza. Altro, dai, sì, per sicurezza. Ributtiamo gli, ecco, scarti. Quelli un pochettino
tordi. Per quelli che hanno paura di alzare la mano e dire di non aver capito come a scuola. E poi prendiamo un altro tipo d'india. Esatto, prendiamo. Risciacquiamo bene il piatto. Quale vuoi fatto? Indica alla mamma. Sciacquiamo bene le posate. Ne prendiamo uno bianco. Quello. Questo, vero? Bianco, sì. Sciacquiamo bene. A due colori. Ok, portiamo sul piatto. Questo è più difficile perché vado. Allora, posizioniamo bene come ci viene comoda la forchetta, tagliamo capo e coda, taglio al centro e apriamo. Piano piano scostiamo la buccia, voilà, con la forchetta apriamo e con la mano tiriamo fuori. Quindi non c'è bisogno di nessun aggeggio, non c'è bisogno di nessun guanto, c'è solo bisogno di attenzione, una tecnica facile, semplice, che potete ripetere con qualsiasi frutto, giusto? E voilà, tre colori per tre deliziosi sapori. Sembra un semaforo, brava. Un semaforo, stavo dicendo. Bravo. Allora, via libera al gusto, mangiate i fichi d'India, ma non spinatevi le dita e la bocca soprattutto. Buon appetito tutto siciliano, ciao! Bene, quindi basta pregiudizi anche sulla frutta. Quindi... E soprattutto sull'estetica, bravi. E soprattutto non mangiateli a morsi come fossero una mela. Bravi. Io ho conosciuto persone che l'hanno fatto. Certo, erano 20 anni fa circa, ancora non c'era questa globalizzazione che ha portato il fico d'India anche fuori dalla Sicilia. Però ho visto gente mangiare il fico d'India sul piatto in cui l'aveva sbucciato e spinarsi tutta la bocca. Ho visto cose che voi umani, avendo viaggiato un po' per tutta l'Italia con mio papà al nord, poverini, non sapevano mangiarli qualche bene, tempo bene, quindi dico basta razzismo sulla frutta. Ma quindi che razzismo? Basta, mangiate anche i fichi d'India. Ragazzi, sta scherzando, veramente è buono. Quindi se trovate dei fichi d'India che pagherete a caro prezzo, soprattutto se li comprate fuori dalla Sicilia, mi raccomando, però provateli ma veniteli a mangiare qua da noi. Le istruzioni su come sbucciare, da noi si dice aprire un fico d'India, ve l'abbiamo spiegate, ve l'abbiamo insegnate. E ora sta a voi, comprate i fichi d'India. Noi non li avevamo buonissimi, devo dire la verità, è stato un po', come si dice da noi, un'imbrosatura quella di questa cassetta di fichi d'India. Imbrosatura è perché una fregatura. quelli buoni rimandano su, dovrebbero... No, quelli buoni arrivano tra un po', settembre inoltrato, erano un po' delle primizie queste, come tutte le primizie, non bene, sempre. Bene, non perdetevi buone. La prossima puntata dove sbucceremo un cocco, sì, con forchette e coltello. Va bene ragazzi, io ho celato la realtà dei fatti, ora ci dobbiamo sbrigare perché col costume a mare me ne devo andare, se non c'è la rima. Bene ragazzi, buona domenica a tutti, godiamoci queste ultime domeniche di settembre. Oggi stiamo girando proprio nel giorno in cui vedrete il video, quindi buona domenica e... ci vediamo sempre qui. Ciao! Sulle vostre tavole. Le imparerai prima o poi? No. Va bene. Ciao lo stesso, ciao!